Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 10 e 11, 19 e 21 novembre 1899. Continua il mio adorabile Gesù a venire, e siccome la mia mente, prima che venisse Gesù, stava pensando a certe cose che negli anni passati Gesù mi aveva detto, e che non tanto ricordo bene, lui, quasi per ricordarmi, mi ha detto: Figlia mia, la superbia rode la grazia. Nei cuori dei superbi non vi è altro che un vuoto tutto pieno di fumo, che produce la cecità. La superbia non fa altro che rendere se stesso un idolo, sicché l'anima superbiosa in sé non ha il suo Dio. Col peccato ha cercato di distruggerlo nel suo cuore ed alzando l'altare nel suo cuore vi si mette sopra e adora se stessa. O Dio, che mostro abominevole a questo vizio! A me sembra che l'anima sta attenta a non farla entrare in sé,
è libera da tutti gli altri vizi, ma se per sua sventura si lascia dominare da essa, siccome madre mostruosa e cattiva, le partorirà tutti i suoi figli discoli, quali sono gli altri peccati. Ah, Signore, tenetela da me lontano. Questa mattina il mio direttissimo Gesù, appena venuto, mi ha detto: Figlia mia, tutto il tuo piacere deve essere nel rimirarti in me. E se ciò farai sempre, ritrarrai in me tutte le mie qualità, la mia fisionomia, i miei stessi lineamenti, ed io in contraccambio tutto il mio gusto e sommo contento sarà nel dilettarmi di rimirarmi in te. Detto ciò è scomparso ed io stavo ruminando nella mia mente le parole già dette. Tutto all'improvviso è ritornato, mettendomi la sua mano in capo, rivolgendomi la faccia verso di lui, ha soggiunto: Oggi voglio dilettarmi un poco col rimirarmi in te. Un brivido mi è corso per tutta la vita, uno spavento da sentirmi morire, perché vedevo che mi guardava fissa fissa, volendosi dilettare nei miei pensieri, sguardi, parole ed in tutto il resto col rimirarsi in me. Oddio, sono oggetto io di far prendere diletto o di amareggiarvi? Andavo ripetendo nel mio interno. In questo mentre è venuta la nostra cara regina mamma in mio aiuto, portando una veste bianchissima fra le mani. E tutta amabilità mi ha detto: Figlia mia, non temere, voglio io stessa supplire per te, vestendoti della mia innocenza. E così mio figlio, rimirandosi in te, possa trovare il maggior diletto che si possa trovare in umana creatura. Onde mi vestì con quella veste e mi offrì al mio caro bene Gesù, dicendogli: Accettatela per riguardo mio, o caro figlio, e dilettatevi in esse. Così mi è passato ogni timore, e Gesù si dilettava in me ed io in lui. Bene, duplice è l'argomento che affrontano questi capitoli, come duplice sarà il soggetto della meditazione di oggi. Uno è la superbia e l'altro è questa operazione del tutto particolare che Gesù insegna a fare a Luisa e a sua volta fa con Luisa. Ovviamente questo tipo di operazione è del tutto incompatibile con la problematica descritta nel capitolo precedente, quindi con un'anima che sia ancora superba. Ecco, cominciamo così subito col dire che l'anima superba ha gli occhi puntati su se stessa, quindi guarda sé, e guarda sé, ci sono vari modi di guardare se stessi. E se ricordiamo, chiediamo sempre la grazia allo Spirito Santo, ma anche sforziamoci di fare come faceva Luisa la ruminatio, quindi quando ascoltiamo qualcosa di importante o che ci ha colpito, o leggiamo qualcosa di importante, non permettiamo che scorra rapido nella nostra anima senza lasciare traccia. Ecco, quando occorre la ruminatio, ecco, il ruminare, ecco, avete visto, bisogna pensare a, io c'ho in mente i miei amatissimi cavalli, quando mangiano il fieno, se mangiano un pochino di fieno, stanno 3 ore a masticarlo. Prima che lo ingoiano, cioè ti fanno pure venire nervoso, fanno gnam, 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 triturano, 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 fanno così, no? Con quel rumore caratteristico. Ecco, questa della ruminatio è un'espressione tecnica affiorata molto anticamente nella chiesa, in ambienti monastici, no? Che indica proprio l'operazione dello spezzettare e del rendere perfettamente assimilabile
la parola di Dio ascoltata, in modo tale che non scorra invano. Se no facciamo come quello che scrive l'Apostolo San Giacomo, no? Chi ascolta la parola e non la mette in pratica, ecco, è simile alle paglie gettate dal vento, quindi no? Quindi ho quel flatus vocis, come si dice anche in latino, quella parola che ti risuona dentro, poi ti diletta bello bello, poi se ne va e la vita rimane sempre la stessa. Quindi la meditazione è così importante nella vita interiore proprio perché prevede nel tempo suo questa ruminazio che poi deve continuare nell'arco della giornata. Quindi i maestri di spirito hanno sempre insegnato di trovare un modo per richiamare durante la giornata i punti principali della meditazione. Quindi questo sarebbe mai, quanto mai opportuno imparare a farlo. E vabbè, comunque, chiusa questa parentesi, però non troppo accessoria. Dicevo che ci sono vari modi di guardare a se stesso. C'è un modo sano e santo, che è quello, appunto, dicevo, se ricordiamo, nella precedente meditazione, Gesù esortò Luisa a dire: guarda, non guardare gli altri, ma guarda te. Ecco, che significa questo? Uno può guardare gli altri per invidiarli, per confrontarsi, per giudicarli, per criticarli, per mormorare, per lamentarsi, per puntare il dito, eccetera. Ecco, è chiaro che in questo senso bisogna smettere di guardare gli altri e guardare se stessi, nel senso pensa ai peccati tuoi, pensa a curare la tua crescita interiore, la tua santificazione, e non ti sta a preoccupare di quello che fanno gli altri. Non ricordiamo anche il rimprovero di Gesù a San Pietro nell'ultimo capitolo del Vangelo di San Giovanni, no? Quando a un certo punto Gesù dice: tu seguimi, e San Pietro dice: lui, si riferì a San Giovanni, dice: lui no, cioè voglio che rimanga finché io venga, c'è cioè quella frase misteriosa, no? Che importa a te? Ecco, ma in quel che importa a te c'è un grande insegnamento, quindi fate gli affari tuoi, perché tu ci avrai la tua missione da compiere e San Giovanni ci avrà la sua missione da compiere. Tu pensa a far bene la tua, chi a far bene quella di San Giovanni ci pensa San Giovanni. Quindi c'è questo modo non solo sano, ma doveroso di guardare se stessi. E poi Gesù aggiunge: guarda te e guarda me, che è il soggetto che affronta nel secondo capitolo di oggi, il rimirarsi in Gesù, o anche il guardare Gesù come modello, d'accordo? O vivere sotto il suo sguardo, non sotto lo sguardo delle creature, degli uomini. Ecco, ma poi c'è un modo malato però di guardare se stessi, molto malato. E guardate che la superbia è un... Noi non dobbiamo pensare, insomma, ha le manifestazioni veramente mostruose e macroscopiche, no? Della superbia, come quella di certi personaggi storici, non lo so, di certi dittatori o robe del genere, insomma, che è palese, insomma, che sono la superbia fatta carne, no? Poverini. Ma dobbiamo guardare la superbia, come dire, che si annida nelle anime più comuni e che molte volte trae alimento anche questa esperienza comune delle persone, diciamo, che fanno un po' di cura pastorale delle anime. Superbia trae molto spesso alimento da problematiche più profonde, denominate di tipo psicologico, ecco, che però vanno ad alimentare, insomma, questo vizio in maniera molto molto raffinata. E come sempre, sempre cosa buona fare un pochino di esempi esplicativi, perché, come dice Gesù tante volte a Luisa, la conoscenza e la comprensione è il primo passo verso la perfezione, perché se non c'è chiarezza, partendo dalle parole che Gesù dice: nei cuori dei superbi non vi è altro che un vuoto, attenzione, tutto pieno di fumo che produce la cecità. Vuoto di cosa? Il cuore di un superbo è vuoto di Dio. In senso negativo però, ecco, non è, come dire, un vuoto totale di sé pronto all'accoglienza, ma è un vuoto di Dio, perché Dio non sta seduto
in quel cuore come un trono dove regna. Ma in quel cuore regna altro, non Dio. Quindi il superbo è uno che cerca la vita in qualche altra cosa che Dio non sia. D'accordo? Questo è un fatto molto molto profondo. Dove la cerca la vita? La vita si può cercare grossolanamente o raffinatamente in tante cose, persone, situazioni. D'accordo? Ci sono i classici idoli del mondo, c'è chi cerca la vita nel successo, c'è chi cerca la vita nei soldi, c'è chi cerca la vita nel sesso, c'è anche chi cerca la vita in cose meno, come dire, grossolane, d'accordo? C'è chi vive in funzione della considerazione altrui, cioè chi vive elemosinando, ci sono gli episodi biblici che, anche del Nuovo Testamento, che gli fanno simbolicamente riferimento, chi vive elemosinando l'affetto altrui. Chi vive appunto cercando in tutti i modi possibili di attirare le attenzioni altrui, finalizzate appunto a riempirsi di quell'affetto delle creature, che è tra l'altro fumo, ingenerando una situazione di perenne, perpetua frustrazione e insoddisfazione. Perché le creature non ti danno mai quello che pensi, neanche se tu ti prostri ai loro piedi, anzi peggio. E perché comunque quella briciola di cose che ti possono dare costa sempre molto salata, viene fatta poi scontare con molte altre croci, ed è comunque assolutamente inadeguata, insufficiente a ciò per cui l'anima è stata creata. Come ben scriveva Sant'Agostino, dice: tu ci hai fatto per te, noi non siamo fatti per cose piccole, per miserabilità, noi siamo fatti per cose grandi. Allora, un cuore è così, quindi basta un cuore è così, non è che uno deve essere superbo, come dire, che disprezza le persone, che se ne mette sotto i piedi, che urla, che grida, o che ha manifestazioni, insomma, ripeto, grossolane. Basta questo. Basta un cuore che ha eretto un idolo a se stesso. Un cuore così ha eretto un idolo a se stesso. Poi si vede subito, d'accordo? Si vede immediatamente. Allora, lì dentro non c'è altro che fumo. E purtroppo, io parlo insomma, anche l'eventuale vita di fede è fumo. In che senso è fumo? È una realtà evanescente che non va a intaccare, a toccare, a scardinare le problematiche profonde della persona. D'accordo? Quindi c'è, non è che non c'è, ma non è incisiva, si dissolve. E questo poi si vede, adesso non voglio fare insomma una lezione insomma di psicologia spirituale per la guida delle anime, ma si vede benissimo poi da alcune manifestazioni che le anime molto frequenti che hanno questo tipo di problematica hanno. Una persona che abbia un pochino di esperienza se ne accorge, basta toccarle in due o tre punti sensibili e vedere le reazioni che hanno, si capisce subito, no? E attenzione, questo fumo produce la cecità, ancora, cecità di cosa? Cecità di cosa che l'anima, uno, non vede l'amore di Dio, due, non vede se stessa in senso buono, quindi non vede i propri difetti, non vede le radici profonde dei propri difetti. Non vede le motivazioni profonde delle sue azioni, d'accordo? E quindi campa in quella che tante volte ho chiamato l'illusione spirituale, cioè è completamente proiettata alla superficie delle cose, non va a fondo. E anche se non se ne accorge, anche se non lo fa in maniera, come dire, ricercata, voluta, ripeto, come le forme grossolane di superbia, in realtà è rigenito da se stessa, perché in tutte le cose che fa, in tutte le situazioni in cui si propone, il soggetto, il centro è sempre un io, cioè perché è lei che deve essere considerata, è lei che deve essere amata, è lei che deve essere stimata, è lei che deve essere consultata, è lei che deve essere amata, è lei che deve essere,
riverita, che deve essere trattata bene, eccetera. Ci sono, uno per comprendere bene questo mostro della superbia, deve recitare spesso le litanie dell'umiltà del cardinal Merri del Val, che sarebbe assai opportuno recitarle di frequente e soprattutto confrontarci, sì. Perché quelle da un lato sono una preghiera al Signore perché ci liberi da questo mostro, e dall'altro sono anche un aiuto per conoscerlo e per comprenderlo. Guardate, ne leggo qualcuna, così. Vedendo tutte queste cose capiamo che cos'è la superbia nel grado raffinato e non nel grado grossolano. Sentite, dal desiderio di essere stimato. Liberate il mio Gesù, chi cerca la stima degli altri, dal desiderio di essere amato, chi cerca l'amore delle creature, liberatemi Gesù, dal desiderio di essere decantato, quindi dal desiderio di essere onorato, dal desiderio di essere lodato, chi ricerca le lodi, le approvazioni, chi quando fa qualcosa ti è piaciuto, non ti è piaciuto, eccetera, dal desiderio di essere preferito agli altri, quindi preferito di essere il primo, superiore nella considerazione altrui, dal desiderio di essere consultato, ah, non mi ha fatto sapere niente, non mi ha detto niente, dal desiderio di essere approvato, quindi la considerazione delle creature, poi questi, poi dal timore di essere umiliato, uno dei tasti di cui vi parlavo, no? Tu basta che fai una piccola umiliazione a un'anima di questo genere e vedi come reagisce, dal timore di essere disprezzato, quando San Giovanni della Croce diceva: patire ed essere disprezzato per amore tuo, questo io desidero. Quando il Signore gli chiese: Giovanni, con tutto quello che quanto mi hai servito e quanto mi hai amato, dimmi un po', che regali vuoi che ti faccia? E lui risponde: patire ed essere disprezzato per amore tuo. Non lo dimenticherò mai questa cosa qui, la ripeto spessissimo, no? Invece, il superbo, dal timore di essere disprezzato, liberatemi Gesù. Dal timore di soffrire ripulse, liberatemi Gesù. Dal timore di essere calunniato. La calunnia è una grande umiliazione, no? Dal timore di essere dimenticato, a me non mi pensa nessuno, non mi ricorda nessuno, non mi vuole nessuno. Poi dal timore di essere preso in ridicolo, specialmente quando si fanno le cose di nostro Signore. Il rispetto umano in realtà è una forma di superbia, perché per non perdere la stima e la considerazione di me stesso, io mi astengo dal fare delle cose anche necessarie, eccetera, no? E poi dal timore di essere ingiuriato, che qualcuno mi dà qualche insulto, e dal timore di essere sospettato, che qualcuno pensi male di me, anche senza fondamento. Vedete? Sono tutte manifestazioni della superbia. Poi si passa alle grazie richieste al Signore. Vogliamo diventare umili? Bene, allora. Che gli altri siano amati più di me, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri siano stimati più di me, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo, vadano, diventino tutto quello che vogliono. Io sono un prete, no? Diventino vescovi, cardinali, papi, io rimanga l'ultimo in assoluto, dimenticato da tutti. Bene, ecco, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo, no? Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io possa diminuire. La frase di San Giovanni Battista, no? Deve crescere Gesù, non dobbiamo crescere noi. E gli deve crescere, noi diminuire. Che gli altri possano essere impiegati di un messo in disparte. Oh, non servo a niente. Ecco, sono inutile. Ma magari fosse. Ecco. Voi siete solo servi inutili, disse Gesù, no? Avete fatto quello che vi è stato comandato. Ecco. Che gli altri possano essere lodati ed io non curato. Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa. Ah, l'ha dato a quello quell'incarico. Ah, gli ha detto a quello di fare quella cosa. Ah, e a me niente. Benissimo. E addirittura, perché anche nel desiderio della santità può annidarsi la superbia, però il desiderio della santità è una cosa buona. Allora l'ultima litania fa sorridere, no? Dice che gli altri possano essere più santi di me, però purché io divenga santo in quanto posso, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Ecco. Ruminiamo queste cose qui, ecco, un bel esame di coscienza, perché quando ci sono queste disposizioni, anche se ci presentiamo come agnellini tranquilli, buoni, belli e bravi, in realtà abbiamo un idolo nel nostro cuore, dove adoriamo noi stessi, non il Signore.
Quindi altro che il regno della divina volontà, quando ci sono queste cose nel nostro cuore. Adesso passiamo all'altra parte. Ecco. Tutto il tuo piacere deve essere nel rimirarti in me. Allora, l'anima umile cosa fa? Non gliene importa niente di se stessa, non gli importa niente di quello che gli altri pensano di lei, non gli importa nulla di tutto questo qui. All'anima umile gli importa, uno, quello che Gesù pensa di lei, e di questo si preoccupa assai. Ecco, all'anima devota alla Madonna, che è la stessa cosa, sempre detto, gli interessa quello che pensa la Madonna di lei, di quello che fa, di quello che dice, di quello che pensa. L'anima umile vive quello che viveva San Francesco d'Assisi, è l'anima che rimira Gesù e si rimira in lui. San Francesco diceva, anche questo l'ho detto infinite volte, ma ruminiamo e ripetiamo, se tutti dicono che tu sei bravo e Dio non sottoscrive, tu bravo non ci sei. E se tutti dicono che tu sei cattivo e Dio non sottoscrive, tu cattivo non ci diventi. Perché tanto ciascuno vale agli occhi di Dio e tanto egli è, nulla di più e nulla di meno. E San Francesco si riteneva il più peccatore di tutti, non perché fosse in atto, o anche a volte, come si sente dire, in qualche ambiente un po' malato, anche della nostra cara Chiesa, che sembra che uno debba fare un autotreno di peccati, perché più peccati faccio e più glorifico la Divina Misericordia. Queste pazzie che ogni tanto circolano, no? Diciamo, San Francesco diceva che era il più peccatore di tutti, quindi i peccati poi bisogna farli, sennò che peccatore sei? Pensate un po' al demonio, con quante risate che si fa quando lava i cervelli in questo modo, no? San Francesco diceva che era il più peccatore di tutti, ma poi spiegava che lo era in potenza, non in atto, cioè se Dio non mi avesse dato tutte le grazie che mi ha dato, io sarei peggio di tutti. Ovviamente non diceva, ma questo è vero, che lui a quelle grazie ci aveva corrisposto. E se gli altri ci avessero avuto le grazie come ce le ho avute io, sarebbero diventati più santi di me. E di questo possiamo sempre esserne convinti, anzi dobbiamo esserne sempre convinti. Quindi rimirarsi in Gesù vuol dire anche un'altra cosa. Vuol dire anche un'altra cosa. Le persone che non si accettano, che non, cioè, generalmente le persone che stanno sempre a cercare il consenso degli altri sono persone che non si accettano, non si vogliono bene, ma la nostra accettazione di noi stessi, il nostro volerci bene, è solo possibile solo se è fondato in modo teologale, cioè io voglio bene a me stesso solo se mi rimiro in Gesù, cioè se vedo la bellezza della mia anima creata da Gesù e quanto lui la ama e in lui contemplo tutte quante le mie miserie che io purtroppo, volontariamente o involontariamente, ci ho versato sopra. D'accordo? Che Gesù, come dire, sa non guardare, cioè nel senso che lui guarda a quello che ha creato lui, non a quello che abbiamo distrutto noi, e col suo aiuto e con la sua grazia, tutte quante le scorie, tutte quante le mostruosità create in me, da me, piano piano le toglieremo. Quindi è chiaro che c'è questa serenità di fondo perché si parte da questa profonda accettazione e amore di noi stessi che dipende dal fatto che Dio mi ha creato, cioè a me, capito? E Dio ama me in quanto me, a prescindere, d'accordo? Un amore che può trasformarsi, e questo è il regno della divina volontà, in amore di direzione talmente profonda da portare ad una vita di intimità talmente grande con Gesù o con Maria, tale da non essere mai stata conosciuta. Come l'ha vissuta Luisa, come si vede benissimo dai suoi scritti, no? Ecco, quindi c'è questa operazione di eliminare se stessi in Gesù in questo senso. Guardare Lui, preoccuparsi cosa pensa Lui di me e guardarmi in Lui. Quindi trovare l'asse della mia cosiddetta, la chiamano così, autostima e sano amore di noi stessi in quello che Lui pensa di me. E poi averlo sempre come modello di tutti quanti i pensieri e le azioni. Quando abbiamo un dubbio di coscienza, se noi ci chiedessimo cosa farebbero Gesù e Maria in questa situazione, li risolveremmo molti e molto facilmente.
Ma poi Gesù vuole anche rimirarsi in lei, e qui c'è l'eco delle bellissime parole, per chi le conosce, le ha lette, di Santa Caterina da Siena nel dialogo della Divina Provvidenza, quando dice: tu ti sei innamorato della tua creatura vedendoti in lei, quindi vedendo in lei la tua stessa bellezza. Perché Gesù questo fa. Mi hai fatto come un prodigio, c'è il Salmo 139 che è molto bello da andare a usare anche: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie, non ancora sulla mia lingua la parola, e tu, Signore, già la conosci tutta, eccetera, no? Però ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Questo prodigio Gesù lo vede, e certamente è un prodigio deturpato. Lo vediamo negli scritti della Divina Volontà, è veramente orridamente a volte deformato dalla nostra volontà umana, che anche in chi come Luisa stava facendo e ha fatto per tutta la vita un percorso continuo di, chiamiamolo ascesi, di santificazione di sé, non si toglie mai del tutto. E qui interviene la Madonna, dice: guarda, facciamo così, ci penso io, quindi queste brutte cose che rimangono nella tua anima le copro io con la mia perfezione, con la mia veste bianchissima, affinché, ecco, vestendovi della mia innocenza, ecco, che è l'unica cosa che ti manca, Gesù possa trovare il maggior diletto che si possa trovare in umana creatura. Perché quello che ci manca a noi, e quello a cui dobbiamo tendere, quello che vuole il Signore, è proprio questa innocenza, che purtroppo l'anima perde subito dopo concepita, già col peccato originale, e poi aggrava, chi più chi meno, ad ogni peccato attuale che commette. Sappiamo che l'aggravamento è tanto maggiore quanto maggiormente è coinvolta nel peccato la volontà, no? Ecco, cosa che con perfezione conosce soltanto il Signore. Noi lo conosciamo, abbiamo una conoscenza molto imperfetta di questa cosa per i nostri limiti. E così Gesù si dilettava in me ed io in lui. Ecco, questo è impiegare bene il proprio tempo, quindi non guardare malatamente noi stessi, ma guardare santamente noi stessi e guardare santamente Gesù. Così, ecco, nella meditazione di oggi c'era un po' la spiegazione di quel famoso passo di Gesù, esortazione di Gesù a Luisa: guarda me e guarda te e lascia perdere tutto il resto. Espressione che è da intendere rettamente. Speriamo che questa meditazione ci abbia aiutato a meglio focalizzarla. O piena di grazia, ecco, se noi meditassimo bene queste parole dell'angelo, piena di grazia, non certamente quel brutto vuoto, tutto pieno di fumo su cui abbiamo meditato. Le nostre anime sono state create, pensate, concepite per essere piene di grazia come la tua, piene di Dio, vuote di noi stessi e delle altre creature, piene di colui che deve signoreggiare nel nostro trono e deve essere l'inizio, il principio, la fine, la causa, il motivo di ogni nostro pensiero e di ogni nostra azione.
Noi con le parole della Chiesa, ecco, sub tuum presidium, cum fugimus, sancta de generis, cerchiamo rifugio sotto il tuo manto, ai tuoi piedi, nella tua intercessione, perché possiamo essere liberati, ecco, dalla più grande schiavitù, che è la schiavitù dell'umana volontà ed è quindi la schiavitù dell'idolatria a noi stessi, a cui poco si pensa, che poco si confessa, che invece molto dovrebbe essere oggetto di esame e di attenzione profonda, ecco, e sincera. E laddove dovessimo riscontrare piaghe purulente, portarle anzitutto a Gesù perché le curi, e secondo le circostanze e anche a seconda di quello che il Signore ci mette dinanzi, chiedere prudentemente aiuto per essere sanati e guariti da queste piaghe profonde dell'anima. La tua materna bontà di intercessione sia sollecita, come sempre lo è, ecco, nell'intervenire e anche nell'ottenerci le grazie e i lumi necessari per una sincera e profonda conoscenza di noi stessi, che sia finalizzata a un cambio di passo nella strada della santità e nel nostro cammino di progressivo avvicinamento al regno della divina volontà. Nella divina volontà ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per perdonarti. Ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.